Prosegue all'insegna della comicità e della musica la rassegna estiva Altamura in Festival, con appuntamenti ad ingresso gratuito in piazza Don Tonino Bello fino al 1° settembre. Spazio al cabaret musicale di Paolo Cagliazzo, Terroni si nasce ed io lo nacqui modestamente. Pregi e difetti dei Terroni. Bisogna vedere tutto lo spettacolo, perché sono talmente tanti pregi, anche i difetti, che bisogna andare a venirlo a vedere. Io in questo spettacolo faccio proprio questo percorso tra pregi e difetti, anzi magari mi tratta, i pregi sono molti di più, i difetti ce ne sono. Per esempio il difetto è quello che io dico, che è un concetto che abbiamo noi Terroni, che in napoletano ve lo devo dire, o che tenga avrei, che non è il non me può fregare de meno di Roma, va oltre, ecco, tolto questo dal Terrone cambia la terra, cambia la nostra terra. Su che cosa fa riflettere fra musica e parole con il sorriso questo spettacolo? Cerchiamo di dare dei messaggi positivi, di positività, apprezzando quegli aspetti della Terrona che molto spesso sottovalutiamo. Soprattutto facciamo un discorso molto musicale, dando degli assaggi, perché non è un concerto, è uno spettacolo di teatro canzone, e le canzoni vengono date in pillole per ricordare quanta bellezza musicale abbiamo prodotto negli anni. Umar Mashab, qui Pier Mario. Con una vasella, se scedo gardilla, volesse cantare, belle papà. Udiamo se va, e tu non vogliamo va, ma quando chi innamora solo tu se va. La 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 la, la differenza che ci sta tra un morso e tu. Quali sono i prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento è il 7 di agosto con uno spettacolo teatrale del duo Foschi Pisu. Il giorno 8 invece c'è un concerto live con il gruppo dei Super Classifica Show, e il giorno 9 abbiamo, per gli amanti della musica jazz, un concerto sempre dal vivo comunque dell'attrice Badria. Io ero in un pullman, una coppietta, parlavano tra di loro. Ma non ha niente sta puzza, e non guardare me che stamattina mi sono lavata col bagno schiuma al sandalo. E sapere che ha sentito con un paio di andare a merda. Qual è il riscontro da parte del pubblico? È molto positivo. Tutti i posti a sedere sono sempre pieni, voglio ricordare ovviamente che l'ingresso è gratuito, e molta gente che non può accedere perché non c'è posto, non trova posto a sedere, comunque resta sempre, può seguire gli spettacoli all'interno della piazza, perché questa nuova location consente anche la visuale anche a chi non trova un posto. Ogni sera è un successo, perché la piazza è molto piena, tra l'altro non solo per i posti a sedere, ma poiché proprio come è fatta la piazza, perché è circolare, quindi dà la possibilità anche a chi sta, che non è seduta alle sedie, però di poter assistere a qualsiasi evento, che quindi è un bel successo. Credo che i cittadini sono molto contenti, e noi come amministratori siamo contenti, perché abbiamo dato la possibilità di questi eventi estivi, soprattutto per quei cittadini che non hanno la possibilità di uscire. Poi tra l'altro anche le belle temperature, perché è una piazza molto grande e molto ventilata, quindi si passa delle serate piacevoli in questa piazza. Faccio il comico per professione, proprio comico professionista, non è che la sera faccio lo struzzo e la mattina no, io faccio lo struzzo tutt'altro, non ho problemi, capito?